Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Ciao Pod! Non ho ben capito l'ospite di questa sera. In che senso? Non è nella lista degli ospiti e non conosciamo il suo nome, ma comunque ha bisogno di un cambio di look. Quindi c'è bisogno del tuo aiuto. È il giorno di Halloween. Non mi stupisco. Conta pure su di me. Presentazione del concorrente. Io sono l'inserviente. Mi piace, diciamo, pulire, ma è il mio lavoro, quindi diciamo che ho sempre avuto questa predisposizione a mettere in ordine, almeno credo, non ne sono tanto sicuro, però so che la mia vita e il mio lavoro sono strettamente legati tra loro. Non so cosa ci faccio qui esattamente, però dire che vivo per lavorare. Onestamente sono un po' stanco, perché mi sembra che questo turno non stia mai finendo. Non mi sono mai lamentato del mio lavoro, però tanto stanco. Altre cose che mi piacciono fare mi dispiace, però al momento non so, sarà la stanchezza, ma mi sento svuotato, mi sento abbastanza svuotato. Ma sarà perché sono molto stanco. Spero che questo turno finisca. Sembra davvero un'eternità che sto lavorando. E i miei amici e i miei familiari cosa pensano di me? Pensano, non so, credo che mi reputino un gran lavoratore, però non so, al momento non mi sovviene, perché è come se non li vedessi da tantissimo. Ho lavorato veramente troppo, quasi neanche me li ricordo. Ho lavorato così tanto che le loro immagini sono sbiadite. Sbiadite in un alone sporco, come se vedessi le loro immagini attraverso un vetro non lavato. Comunque penso, essendo miei amici e miei familiari, che mi reputino un gran lavoratore, beh, per quanto riguarda il mio look, non penso che abbiano un'opinione in merito. Quasi sempre ho il mio abbigliamento da lavoro.
perché sono sempre qua a prodigarmi per il lavoro. Mi spiace, però ho la mente un po' nebbiata, non riesco a ricordarmi tanto delle cose al di fuori di questo posto. Ripeto, sarà perché ho lavorato troppo. Sarebbe ora che questo turno finisse, finalmente. Però non voglio lamentarmi, perché alla fine mi serve lavorare, perché devo portare i soldi in famiglia. E ripeto, questo lavoro mi piace. O almeno credo, altrimenti non sarei qua, no. Ciao, inserviente, ci siamo già visti. Buongiorno signorina, ma sa che anche lei mi ricorda qualcuno? Però al momento è come se avessi un vuoto di memoria. Comunque sono l'inserviente, forse mi ha visto mentre lavoravo. Buona fortuna con Pod. Pod, mi affido alle tue cure, anche se onestamente non ho ben capito di cosa si tratti questa cosa. Io ero qua per lavorare. Comunque non so perché sono qui, onestamente, cioè sono qua per fare il mio turno di lavoro. Però cerchiamo di fare in fretta questa cosa, se proprio si deve fare. Non ho ricevuto nessuna, almeno non mi sembra, nessuna notifica di questo evento sul lavoro. Facciamo veloce, perché veramente voglio finire questo turno infinito. Io sono Bot, il tuo personale consulente d'immagine. Tu chi sei? Ciao Bot, piacere di conoscerti. Come puoi vedere dalla targhetta, io sono l'inserviente. Non ricordo onestamente il mio nome sul momento. Che strana cosa. Beh, ti basti pensare che sono l'inserviente. Ti vedo un po' pallido. Dice che sono pallido. Effettivamente sono molto stanco. Sarà perché questo turno veramente sembra non finire mai. Mi sembra di lavorare da un'eternità. Non ricordo altro che questo posto. Non ricordo altro che questo turno infinito. Sembra che tutto il resto della vita sia quasi svanita. Ho proprio bisogno di riposo. Perché quella faccia? Sembra che tu abbia visto. No, non ho visto un fantasma. Diciamo che non ci ho mai creduto ai fantasmi. Non ho ben chiaro perché tu sia qui, però è chiaro che hai bisogno di un cambio look. Però chissà, forse esistono. Chissà se esiste qualcosa dopo la morte. Questo me lo sono sempre chiesto. Avvio della prima fase. Sondaggio d'opinione. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: lo vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Onestamente non lo so. Sono una persona responsabile, però
non sono tutta questa bellezza, quindi magari sposare, perché sono affidabile, un lavoro comunque sicuro, anche se non è il massimo. Io lo facerei, perché sembra tutti gli attori di Scrubs in uno. Beh dai, comunque due hanno detto che vogliono baciarmi, quindi non si può piacere a tutti, no? Devo dire che hai il tuo fascino, ma questo non basta. È giunto il momento per te di smettere di pensare solo al lavoro e di concentrarti di più su chi sei. Ah, quindi vuoi che mi libero del mio prezioso mocio, ma mi serve per lavorare. Come faccio? Ma ora sei qui e devi sbarazzartene. Vabbè, se proprio devo, lo metto via allora. È per riconoscere che sto lavorando qua, questo. Non puoi indossare quel cartellino 24 ore su 24. Non liberarmene anche di questo. Però poi se lo perdo devo comprarmelo da solo. L'azienda non me ne rimborsa un altro. Non farti troppe paranoie. Va bene, adesso me lo tolgo. Anche questo allora, ok. Via quei guanti neri. Devo togliermi i guanti. Questi mi servono per... Aspetta un attimo, scusami, perché ho visto che hai un po' di sporco, Pod, sai? Quindi dovrei pulirti, perché sei sporca, guarda qua. Metti giù quello straccio. Guarda che sporca che sei. Come ti permetti di insinuare questa cosa? Metti, guarda, immediatamente. Ho detto di no. Scusa, cioè, no, non volevo importunarti, mi spiace. È deformazione professionale, scusa. Non volevo infastidirti, va bene, la smetto. Non sei al lavoro adesso, metti via tutto. La smetto, metto via anche questo allora. Va bene. Ecco, anche il mio prezioso straccio, ma se potessi solo pulirti un attimo... No, va bene. Perché è il mio lavoro, non mi dispiaceva. Va bene. Anche lo straccio, ok. Quindi eravamo rimasti i guanti che devo togliere, ok. E anche i guanti li ho tolti.
sembra quasi che mi sia liberato di un peso. Di un peso veramente grande. Visto che non utilizzi make-up, ti faccio scegliere tra quattro acconciature diverse. Scegli quella che ti piace di più. Posso scegliere un cambio del look, veramente? Beh, se posso scegliere, mi piacerebbe levarmi di dosso questa camicia da lavoro che ormai veramente pesa come un macigno e avere un look un po' più casual, se possibile. Magari farmi la barba, perché mi dà un po' di fastidio, e tagliarmi un po' i capelli, metterli un po' in ordine. Un taglio corto e rasatura della barba. Cambio del look. 3, 2, 1. Wow. Bella questa maglia. Cos'è? Della North Face. Bellissima, veramente. Finalmente sono sbarbato e ho i capelli corti. Ora mi sento veramente più leggero. Ma che succede? Adesso ricordo quello che è successo. Io lavoravo qua tantissimi anni fa, come inserviente. Mi ricordo che ero in turno di notte. Ero solo nell'azienda, nell'edificio. E a un certo punto scoppiò un incendio. Mi ricordo che c'era tanto fumo, tanto fumo. E l'ultima cosa che ricordo è che mi accasciai a terra, sotto le esalazioni di quel fumo, di quella coltre così pesante. Penso che la mia vita giunse al termine in quel momento. Quindi io non faccio parte di questo mondo, non più almeno. Devo essere stato bloccato qui. Bloccato in questo turno di lavoro infinito. Ma grazie a questo intervento tuo, Pod, e tuo, Licat, sono riuscito a ricordare. Questa storia mi dà i brividi. Adesso ricordo tutto. E mi sento leggerissimo, veramente. Vedo anche una luce in lontananza. Una luce così chiara e rassicurante. Penso che sia giunto il momento per me di passare oltre. Però prima volevo ringraziarti, Pod, e ringraziarti, Ecate. Grazie a voi sono finalmente libero. Sono riuscito a ricordare. E adesso sono finalmente in pace. Grazie infinite.